Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Guardate qua questa nail art su questi colori nude e sull'anulare questo dorato. Qua, come state vedendo, inizio a applicare su tutte le unghie il primo colore, questo qua nude. Sull'anulare ho già applicato il dorato. Applico molto bene su tutte le parti, sigillo molto bene la punta. Così il nostro smalto durerà di più. Questa nail art la vedo molto bene anche per una sposa, magari e non applicando il dorato sull'anulare, ma sì e sul resto delle unghie e il nude. Poi ho dato la seconda passata di colore di dorato, aspetto che asciughi molto bene per iniziare la micro pittura. Qua, come vedete, ho diluito il colore acrilico nero e inizio a decorare. Oddio, che immagine, vedete di lato l'immagine come se avessero le mani cicciotte, invece non è così. Allora, questo pennellino lo vedete che è molto fino e inizio a fare questi fiorellini. Li faccio abbastanza piccolini perché la mia unghia in questo periodo non sono molto lunghe. Questo è un decoro molto facile da realizzare. Questi fiorellini qua vanno tantissimo perché in un attimo possiamo decorare le nostre unghie e avere un bellissimo effetto con questi fiorellini sterilizzati, molto belli. Qua, come vedete, faccio tre piccoli petali. Non trovavo la posizione. Come vedete, cambio di continuo. Perché è molto difficile registrare con la videocamera davanti e anche essere comodi per fare i decori. Qua, come vedete, inizio a fare anche qua sopra due fiorellini. Io dopo vi mostro la nail art che avevo fatto. Vedete come cambia con un'unghia un pochino più lunga e anche con una base nude. E è molto ma molto delicata. Allora, come vedete, prendo poco colore e pulisco, trascino un attimino sopra al mio piattino e la punta del pennello. Se vedete che magari siete un pochino lente a fare questo tipo di lavoro qua e vedete che il pennello si sta asciugando, non fate altro che immergerlo in acqua, lavarlo molto bene e ripartire di nuovo. Così la punta rimane bella piena di colori e il color secco che c'era prima non c'è più e i vostri tratti dei disegni vengono molto meglio. Guardate qua, ho fatto due ciuffetti, due da una parte e tre da questa dove sto lavorando adesso. Prendo il mio spot e mi aiuto, vado a fare dei piccoli puntini. I puntini vanno sempre bene, ragazze, per i decori e riempiono un attimino e fanno un bellissimo effetto. Allora, sto notando che ogni volta che decoro con qualcosa di dorato e faccio molta fatica a fare la foto e anche per la videocamera. Qua, come vedete, ragazze, sto già sigillando tutto il lavoro. Aspetto l'unghia, quella lì che ho decorata, lasciarla d'ultimo. Quando vedo che il colore è abbastanza asciutto, allora sigillo. E guardate qua, come vi stavo dicendo prima, si vede molto poco, ecco, magari un attimino qua si riesce a vedere molto bene il decoro, perché c'è questa base qua dorata. Vedete che le unghie non sono cicciotte qua, in un'altra prospettiva si vede molto bene. Per quello ho buttato via un video prima, perché si vedeva proprio male, era tutta l'immagine così brutta e non mi piaceva. E guardate qua, lasciatemi sotto i vostri commenti e niente, se avete delle domande da farmi scrivete qui sotto che appena posso e vi rispondo. Guardate qua, ragazze, vedete che bella questa nail art qua. Magari per una sposa l'avrei fatta invece del nero con il color bianco. Niente, continuatemi a seguire, spero che questa nail art vi sia piaciuta. Se è così, datemi un bel pollice in su
e continuatemi a seguire, visitate anche la mia pagina Facebook. Ciao e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!